Pronto? Partiamo, Franci. Salve a tutti, siamo con Pietro Riello, sindaco di Castelmorrone, assessore provinciale e candidato al consiglio regionale con la lista di Caldoro presidente. Sindaco, la sua esperienza di amministratore si completa con una candidatura importante. Certamente, è un passo del mio percorso naturale iniziato politicamente nel 1997, quando per la prima volta ho ricoperto la carica di consigliere comunale nel comune di Castelmorrone, ricoperta ancora una volta nel 2001 e dal 2006 ricopro la carica di sindaco, quindi sto al mio secondo mandato. E in questo frattempo c'è stata dal 2010 ad oggi l'esperienza alla provincia, 3 anni come consigliere capogruppo e per gli ultimi 2 anni ho ricoperto la carica di assessore nella giunta del presidente Zinzio con deleghe alle politiche sociali. Quindi ritengo che oggi sia un passaggio naturale, visto la passione che mi accompagna in questo mio percorso politico, propormi a un palcoscenico un poco più ampio a tutto il territorio della provincia di Caserta per portare i risultati raggiunti sia come amministratore di un piccolo ente sia come amministratore della provincia di Caserta, portare le mie esperienze maturate a disposizione di tutto il territorio provinciale, quindi che mi permetterà eventualmente di essere eletto nel Consiglio regionale della Campania. Sindaco, tra qualche settimana lei si potrebbe trovare dall'altra parte della barricata, cioè cosa pensa di poter dare da consigliere regionale ai piccoli comuni che in questo momento vivono una fase turbolenta, diciamo così? Certamente, come accennavo poc'anzi, oggi i piccoli comuni sono in una fase di grosse difficoltà per normative imposte dall'alto, molte volte senza una reale cognizione di causa. Il piccolo comune, l'ente con poche risorse umane, con poche risorse economiche, viene considerata alla stregua del grande comune, quasi della città metropolitana, e quindi viene imposta la stessa procedura. Da sindaco di un piccolo comune, dove il sindaco si fa carico di vari ruoli sia amministrativi che gestionali, posso dire che le ultime norme che si vogliono imporre agli enti locali, piccoli comuni inferiori a 5.000 abitanti, come il caso del mio comune, cioè dell'associazionismo di funzione, penso che sia una norma tutta da rivedere. L'associazionismo coatto che tanto stiamo contestando noi sindaci dei piccoli comuni, penso, così come è stato imposto, sia un percorso irrealizzabile, prima per la mancanza di risorse umane, secondo per la mancanza di risorse economiche. Il prossimo consiglio regionale gestirà l'ultimo treno dei finanziamenti europei. L'amministrazione Caldoro ha brillato per il processo dell'accelerazione della spesa, che è, diciamo, una versione in positivo del fatto che i comuni non hanno avuto la capacità di spendere. Questa volta non potrà essere così. Allora, i primi 5 anni del governo Caldoro sono stati 5 anni di buon governo. Voglio riassumere un poco i punti salienti della buona amministrazione di Stefano Caldoro. 5 anni fa eravamo invasi dall'emergenza rifiuti, oggi non ci sta una busta per strada. C'era un debito della sanità enorme, oggi è stato riequilibrato, addirittura Stefano adesso sta spingendo per l'investimento nella sanità. Ben 12 strutture ospedaliere sono state riaperte, ben 1.118 medici sono stati immessi nel mondo ospedaliero. Per quanto riguarda l'accelerazione della spesa, 551 comuni della regione Campania hanno avuto almeno un finanziamento europeo attraverso la regione per investimenti in opere pubbliche. Si è dato vita all'innovazione tecnologica, quindi si sta partendo con la banda larga in tutta la regione Campania, quindi questi sono
per non parlare ritardi notevolmente diminuiti per quanto riguarda il pagamento dei fornitori, da un ritardo di 467 giorni siamo passati a un ritardo di appena 150 giorni, quindi grazie alla buona amministrazione di Stefano Caldoro. Toccava il tema della sanità, il dottore Riello cosa pensa, che contributo può dare alla sanità della provincia di Caserta? Che contributo posso dare? Certamente posso dare il contributo sia attraverso la mia esperienza professionale che vivo quotidianamente in prima linea, sia in quanto faccio parte di una struttura sanitaria tra le più importanti della provincia di Caserta, dove ho acquisito anche un'esperienza amministrativa, quindi mi rendo conto in prima persona, quindi non per sentito dire, di quali sono oggi le vere esigenze reali della sanità, quindi certamente dobbiamo abbassare i tempi della sanità pubblica, i tempi di attesa che sono tempi praticamente da rivedere totalmente, impensabile che una persona per essere sottoposta a un'indagine diagnostica importante, quale può essere una TAC, una risonanza magnetica, per qualche diagnosi probabile o sospetta di neoplasia, possa attendere dai 2 ai 3 mesi. Quindi sicuramente va toccato questo tasso, quindi della riduzione, quindi o incentivando le strutture o migliorando, rendendo più efficienti le strutture in possesso, che hanno in dotazione queste apparecchiature, di metterle a disposizione dell'utenza, non dico quotidianamente, ma certamente in tempi molto molto ristretti. Un'ultima domanda. Guardiamo un po' dall'altra parte del campo. Il governatore Caldoro, il centrodestra, sfidano il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che ha sulla sua testa la spada di Damocle della Severino. Per Berlusconi ha rappresentato il motivo per uscire di scena dalla politica, per De Luca è un vizio di forma che comunque consente di poter partecipare alla competizione per la guida della principale regione del Mezzogiorno, che è la Campania. Certamente la candidatura a presidente di De Luca riveste molti aspetti anomali, e quindi fa aumentare la sfiducia che ha il cittadino in questo momento verso le istituzioni, soprattutto verso le istituzioni politiche, perché un cittadino che vuol votare De Luca, sapendo che De Luca un minuto dopo possa avere dei problemi di rappresentante, certamente crea molto imbarazzo nella espressione del suo voto. Sottovalutare questi aspetti mettendo in discussione attraverso una legge voluta dalla sua parte politica, certamente ha dell'assurdo, del contraddittorio. Quindi bisogna decidere Renzi e De Luca se stanno dalla stessa parte o stanno su parti politiche, su posizioni politiche opposte. Quindi è impensabile che la mano destra non sappia cosa faccia la mano sinistra. Grazie a tutti, grazie al sindaco Riello e al prossimo appuntamento. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.